La sensazione è che noi potremmo vincere al primo turno, lo dico con cognizione di causa, perché sento l'affetto, l'entusiasmo, la partecipazione, perché c'è gente che viene, che vuole entrare nelle nostre liste, ma lo sai perché? E l'avete visto, noi abbiamo solamente parlato di programmi, noi abbiamo messo al centro non la politica, noi abbiamo messo al centro la città, una città straordinaria che deve ritornare degna della sua storia. E ci siamo avvalsi di professionisti, di esperti, proprio per coadiuvarci in questo grande progetto di rilancio della città. La gente non può sbagliare, deve secondo me scegliere la competenza, la coerenza. Avete parlato oggi di programmi, quali sono i punti più importanti del vostro programma? Allora, io le quattro macro aree, l'ho detto, il turismo, la città marinara che noi vogliamo pensare, ripensare, la città agricola, ma oggi ho detto un'altra cosa, la città industriale, perché secondo me Mazara ha una potenzialità enorme dal punto di vista industriale e oggi ho additato ai giovani l'esperienza e la storia di due grandi imprenditori mazzaresi che sono leader ormai nazionali e mondiali, che sono Domenico Poiatti e Vito Gallo. E poi una particolare attenzione, l'avete visto, verso i più fragili, verso i disabili, una particolare attenzione verso il contrasto alle tossicodipendenze, alla sicurezza stradale e al fatto che nessuno per noi deve rimanere escluso. Tutti devono tagliare il nastro, tutti devono avere la possibilità di tagliare il traguardo e poi dobbiamo soprattutto invertire un trend demografico che per la prima volta ci vede scendere sotto i 50.000 abitanti. Questo significa che la città ha già fallito, che le amministrazioni che ci hanno preceduto hanno fatto raggiungere il minimo storico alla città. La città è diventata espulsiva per i giovani e noi dobbiamo invertire il trend e fare in modo che la città diventi attrattiva per i giovani. Quale sarà il primo atto amministrativo che firmerà Vito Eppolito qualora fosse appunto eletta sindaco di Mazara del Vallo? Io l'ho detto in più occasioni, due ponti ideali. Il ponte sul fiume Mazara, noi questo è il nostro primo progetto, e Mazara che sia ponte per la pace, città per la pace, che sono due cose anche simboliche, con questi venti di guerra che ci stanno attraversando e questa presenza araba anche in città. E abbiamo visto anche la manifestazione pro-Palestina che è stata molto significativa, ci dice una cosa, che ci sono venti di guerra e che noi li dobbiamo contrastare. Un'altra cosa che mi piace dire, noi abbiamo una grande coalizione, ho più volte detto eterogenea, ma siamo uniti da una cosa, dagli ideali. Perché vi sono ideali come gli ideali della pace, dell'eguaglianza, della fratellanza, che non possono essere patrimonio di una parte, ma che appartengono all'intera umanità. E noi siamo qui per difenderli e tutelarli. Ecco, possiamo già dire, fin d'ora dire, a quali saranno le liste che sosterranno il progetto di Vito Eppolito, candidato sindaco di Mazara del Vallo? Forza Italia, l'ADC, l'MPA con Forza dei Fatti, e poi c'è Energia Popolare, Vito Eppolito Sindaca e quella dell'UDC. Onorevole Paparina con noi, la kermesse tutto è pronto, già la sala si sta riempendo, sembra che tutto sia sotto i migliori auspici. Ah, mi sembra veramente di aver trovato molta gente, anche un buon entusiasmo, e questo la dice lunga, la dice bene. Speriamo che a questo segua un buon risultato e soprattutto che ci sia una competizione sana, leale, che eccella per il confronto che ci sarà certamente tra i candidati, che sono tutti gradevoli, anche se noi ovviamente tifiamo per il nostro. Cosa si aspetta dall'MPA di Mazara del Vallo in questo contesto? Le aspettative sono notevoli al di là della persona anche della candidata sindaca? Ma io spero che la lista MPA Forza dei Fatti riesca ad essere tra le prime liste che competeranno a Mazara. Credo che abbiamo lavorato bene, che abbiamo costruito una lista fatta di donne e di uomini di un certo valore, di un certo spessore, e spero tanto che questo sia compreso dagli elettori che si dirigeranno verso questa lista. Allora, Giacomo Mauro, Stefania Marascia, tutto è pronto per la Gran Kermesse. Dicevo poc'anzi che all'onorevole Papania già i posti sono tutti occupati, si sta partendo col piede giusto.
Ma certamente non avevamo dubbi su questo, insomma registriamo che c'è un grande interesse verso la candidatura di Viterbo in città e devo dire, l'ho detto in altre interviste, insomma, che rappresenta la vera novità di questa campagna elettorale e la gente sta come dire, accogliendo favorevolmente la nostra proposta e siamo assolutamente fiduciosi. L'interesse intorno alla candidata Vita Eppolito, ma comunque anche ai candidati che sono nelle varie liste che ormai sono in fase di chiusura? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo la nostra lista all'interno di questa coalizione Nuova Energia Popolare, dove ci stiamo impegnando e ci impegneremo con tutte le nostre forze e le nostre competenze, perché per noi questo progetto è il progetto della città, è il progetto per la rinascita della nostra Mazara in maniera concreta. Avremo un programma da presentare che stasera verrà per sommi capi anche presentato alla gente che è venuta anche con curiosità ad ascoltare, e sarà un programma assolutamente fruibile, assolutamente pragmatico. E poi io invito tutte le donne, invito la cittadinanza a dare fiducia all'avvocato Vita Eppolito, perché è colei che ci può non solo fare sognare, ma ci può far portare, ci può fare traghettare verso una Mazara veramente splendida e una Mazara che prenda una volta per tutte vita. Nuova Energia Popolare, una traduzione anche questa di progressismo, no? Assolutamente sì, noi insomma abbiamo fatto questa scelta convintamente nonostante diciamo il progetto sia un progetto di centro, ma noi siamo andati al di là diciamo delle sigle, al di là diciamo dei raggruppamenti politici, perché abbiamo creduto in questa figura di Vita Eppolito, che è una figura assolutamente di garanzia, una figura insomma che ci rappresenta pienamente e che come dire rappresenta concretamente gli ideali e i nostri propositi che sono chiari a tutti e che vogliamo insomma che attraverso Vita Eppolito vengano rappresentati in città. Prima uscita ufficiale, prima kermesse della candidata Vita Eppolito, siamo con Francesco Foggia, tutto è pronto per il grande evento? Assolutamente sì, la gente sta rispondendo alla nostra chiamata, evidentemente c'è molta attesa, ma soprattutto tanta curiosità. Partiamo da una base che siamo comunque una squadra consapevole della nostra forza e lo stiamo dimostrando con i fatti. Naturalmente la campagna elettorale oggi, in questo istante, è appena iniziata, lo facciamo con entusiasmo, con il sorriso, lo faremo in maniera costruttiva. Il nostro obiettivo è quello di proporci alla città con un programma interessante, con un programma che sicuramente non sarò qui a dirvi, ma sarà poi il candidato sindaco a spiegare, perché è giusto che i punti importanti di questa città in maniera strategica sia lei già a spiegarli, ma soprattutto a portare a conoscenza a questa brillante città di cui noi tutti siamo pazzamente innamorati. La Forza dei Fatti è pronta per questa battaglia insieme a un altro gruppo. Sì, abbiamo fatto una bicicletta con il gruppo di autonomisti dell'MPA, ci siamo messi insieme, c'è una bella squadra, soprattutto c'è una squadra costruttiva, non c'è invidia, non c'è gelosia, sappiamo che l'obiettivo nostro è quello di prendere più consensi possibile per cercare di portare più consiglieri al palazzo diciamo, dei Carmelitani. Il nostro obiettivo è quello di lavorare per vincere l'elezione e portare vita Eppolito sindaco di società. Lo stiamo vedendo in maniera seria, costruttiva, ma soprattutto parlando di fatti e non di parole, che spesso li lasciamo volentieri agli altri. Decio Terrana, segretario regionale dell'UDC, la kermesse è pronta, la sala si sta riempendo, penso che tutto sia secondo le aspettative. L'UDC è felice di trovare tanti amici, che significa che si incomincia a lavorare dal basso verso l'alto e quindi dai territori, perché quello che serve oggi è coinvolgere i territori, la gente, le persone che incominciano ad acquisire quella sensibilità necessaria che serve per la vita politica locale, così come succedeva nel passato, ai tempi della Democrazia Cristiana, dove venivano coinvolta la gente, si ragionava, si discuteva, si ci confrontava, perché molto spesso accade oggi che i sindaci diventano sindaci e sono commissari di se stessi e non rispondono a nessuno. Invece ritengo che il sindaco non solo deve governare, ma deve rispondere a quei partiti politici che l'hanno sostenuto, a quei partiti politici che ci mettono la faccia, a quei partiti politici che assieme realizzano e vogliono realizzare un programma con il sindaco. Io ritengo che oggi la dottoressa Eppolito ha tutte le caratteristiche per rappresentare questa città, i cittadini, ma soprattutto sapere rappresentare i partiti e gli interessi di questa comunità. Andrete insieme alla DC? Questo lo vedranno gli operatori locali come faremo. Certo, gli ADC
sono nostri cugini, ci ispira a tutte e due la politica sturziana, ci ispira a tutte e due la politica de Gasperiana e ci ispira pure la dottrina sociale della Chiesa. Quindi penso che nel futuro si possa anche trovare un'intesa comune e costruire un grande progetto, quel progetto che oggi vogliono gli italiani, che è il progetto dei cattolici impegnati in politica. Siamo con l'onorevole Toni Scilla, è arrivato proprio adesso. Complimenti innanzitutto, perché qui la kermesse è notevole, insomma, già la sala è piena, ancora ci vuole un bel po' prima che si inizia. Le aspettative sono confortanti? Assolutamente sì, è un progetto politico quello di Vita Ippolito, supportato da una coalizione forte e coesa che nella diversità fa un punto di forza assoluto. E quindi oggi sarà per noi il debutto ufficiale, incontreremo la città, presenteremo il programma, la squadra e Vita. E sono davvero ottimista, penso che deve essere una bella campagna elettorale costruttiva che si basi sui temi, perché Mazara ha bisogno comunque di essere ben amministrata. Quindi davvero oggi deve essere una giornata di festa, noi siamo sicuri di vincere questa campagna elettorale, lo faremo con passione, lo faremo con competenza, lo faremo con prosperità per assicurare un futuro davvero importante a Mazara e mazzaresi. Una coalizione numerosa e comunque ben rappresentata anche da Forza Italia, le aspettative intorno a Forza Italia sono notevoli? Sì, devo dire che c'è un centrodestra di partenza con Forza Italia che rappresenta il centro del centrodestra insieme alla DC e all'MPA. Ci dispiace che a Mazara purtroppo Fratelli d'Italia ha fatto un'altra scelta che non comprendiamo, ma vabbè, si tratta di elezioni amministrative, ma per noi il valore del centrodestra è assoluto. È una coalizione che abbiamo allargata in maniera davvero sinergica con altre forze, con altre sensibilità. Trattandosi di elezioni amministrative si può fare, perché davvero a noi interessa amministrare questa città, fare grande Mazara. Mazara è una capitale, deve ritornare ad avere un ruolo importantissimo e strategico nel Mediterraneo, che rispetto ai movimenti del mondo è sicuramente una porzione di territorio fondamentale. Quindi davvero bisogna vincere bene, quindi abbiamo voluto fare questo tentativo di allargamento che affidiamo a una persona, in questo caso una donna, una mamma, una figlia, una sorella, un'amica che è già stata assessore comunale, no? Con la giunta Vella, quindi non stiamo improvvisando niente, stiamo facendo un progetto, diciamo, che si allarga, perché Mazara ha bisogno di che si vincano le elezioni ma che poi si possa ben amministrare. Con noi presidente provinciale della DC Vito Cancitano, presidente anche del consiglio comunale di Mazara del Vallo. Tutto è pronto per questa kermesse, la città ha risposto bene, insomma la platea qua, il locale è tutto pieno, quali sono le aspettative? Le aspettative sono quelle del giorno 10 giugno, festeggiare la 50ª candidata sindaco di Mazara, che sarà una donna. Quindi questo già voi lo date per scontato? Ma dobbiamo darla per scontato, noi ci crediamo in questo progetto, un progetto bello ambizioso dove già ci sono le 5 liste già pronte, una bellissima coalizione, e stiamo lavorando per partire per la 6ª lista. Una coalizione eterogenea che comunque dà e ha anche molte aspettative. Eh sì, perché la scelta di scendere in campo con i simboli di partito è una cosa importante per noi, perché avere riferimenti regionali e nazionali per noi è una cosa ottima. Infatti, mentre alcuni si nascondono con le liste civiche, noi abbiamo preferito scendere in campo con i simboli di partito. Tra l'altro voci di corridoio dicono che la lista della DC sia molto corposa. Ma è una bellissima lista, una lista abbastanza articolata, un bellissimo gruppo di donne, abbiamo donne veramente spettacolari, come suol dire, e ce la giochiamo per uscire primi sia come coalizione che come città. Con noi Stefano Cirillo, segretario regionale della Democrazia Cristiana, e accanto a lui un viso molto noto per quanto riguarda la città di Mazara, abbiamo Peppe Cacioppo, che invece è il segretario comunale. Allora, la kermesse è pronta, qui è tutto pronto, la sala si sta riempendo, penso che le aspettative stiano un po' anche rispondendo, no Peppe? Sì, diciamo la sala è strapiena ed è l'aspettativa che noi volevamo. Abbiamo scelto una candidata sindaca eccezionale e questo sicuramente ci porterà a dei grandi risultati. Presidente, tutto secondo le aspettative o secondo lei bisogna ancora lavorare? Lavorare sicuramente non ci si può fermare, però siamo andati oltre le aspettative, nel senso che oggi individuare una candidatura al femminile con questi contenuti, queste capacità,
queste skills professionali e questa etica e morale che sicuramente la rappresentano nel suo percorso professionale, certamente sono un valore aggiunto. Questa platea dimostra che c'è molto, molto affetto nei suoi confronti, la Democrazia Cristiana c'è tutta, c'è in maniera importante perché siamo riusciti a strutturare una lista sicuramente con dei numeri importanti, sono convinto che è la candidata giusta per andare a vincere al ballottaggio. Una coalizione fra l'altro abbastanza numerosa. Assolutamente sì, anche se mi permetto di dire, certamente le scelte condivise anche con Forza Italia hanno dato un'accelerata su questa candidatura. Sul tavolo regionale, non dappertutto, ma quando ci sono dei candidati comuni così importanti, sicuramente la Democrazia Cristiana c'è e sicuramente lo fa in maniera vincente, riesce a determinare la differenza. La lista, diceva poc'anzi il Presidente, è già pronta, una lista corposa, decisamente invitante, se diciamo così. La lista è molto, diciamo, abbiamo già concluso la lista e posso essere orgoglioso insieme al Presidente Cancitano di questa lista perché abbiamo messo tutti dei ragazzi che non hanno partecipato, diciamo che sono vergini di politica e quindi che se la possono giocare tutti. Per questo siamo talmente orgogliosi perché era quello che voleva il segretario regionale e il segretario nazionale Presidente Cuffaro. Io voglio additare le vite di questi due uomini visionari che sono partiti dal nulla con una bicicletta e che hanno saputo guardare oltre i loro limiti. Li voglio additare ai giovani mazzaresi. Abbiate il coraggio di essere aquile, non vi fate impantanare come polli, siate come Domenico e come Vito, abbiate il coraggio di fare cose grandi per Mazara. E poi noi difenderemo il diritto alla salute dei nostri cittadini, lo difenderemo attraverso la tutela del nostro nosocomio, del nostro ospedale, perché noi non siamo, noi difenderemo il nostro ospedale perché non siamo di quelli che svendono il nostro ospedale a deputati stranieri per un appoggio politico. E difenderemo le nostre coste, perché noi non siamo di quelli che si tengono nei loro cassetti i dossier che parlano di un nesso di causalità fra l'erosione delle coste e la multinazionale, perché noi abbiamo il coraggio di sfidare la multinazionale e a differenza di altri noi alle multinazionali non chiederemo mai nulla per noi stessi, noi chiederemo alle multinazionali risarcimenti per il nostro territorio. Siamo di quelli che si fanno i selfie e si fanno le fotografie sul molo Caico, sulle piste ciclabili. Quando per la presenza delle piste ciclabili ci sono padri di famiglia che non possono portare a casa il pane, perché non possono armare le barche, perché noi ci vergogneremmo di fare quelle foto, perché noi abbiamo pudore. E noi non siamo di quelli che dicono che il ponte sul fiume Arena non è di nostra competenza, perché a Bocca Arena ci abitano 3.500 persone e ogni diritto, ogni interesse, ogni bisogno di quei 3.500 abitanti per ciò solo fa diventare il ponte sul fiume Arena di nostra competenza. Però anche vi dico che qualora anche noi riuscissimo a portare a termine ogni nostro progetto, e vi assicuro che il programma è imponente, oggi ne avete visto solamente un assaggio, e tuttavia non riuscissimo ad aiutare quel bambino fragile che viene bullizzato, se noi non riusciremo a fermare la mano dei venditori di morte che cambieranno per sempre il futuro dei nostri figli, se noi non riusciremo ad aiutare, a sostenere quel padre di famiglia che torna a casa vergognandosi perché non può comprare libri ai propri figli, e se noi non riusciremo a fare tagliare il nastro
anche all'ultimo dei nostri cittadini. Noi potremmo anche costruire ponti, autostrade, marciapiedi, rifare la rete fognaria, il sistema idrico integrato e rifare tutti i manti stradali e le strade rurali, ma noi avremo fallito. Perché su quelle strade, su quei marciapiedi devono passare uomini. E il nostro primo compito è quello di edificare l'umano, solo se, ed è chiaro che questa, quella che noi abbiamo accolto, è una sfida grande, è una sfida ardita, e per realizzarla pienamente c'è bisogno di dare tutto quello che siamo e dare tutto quello che abbiamo, dare la nostra ragione e dare il nostro cuore. E io vi dico anche che se noi non siamo disposti a dare tutto quello che siamo e a dare a tutto quello che abbiamo e a perdere in questa sfida, non dobbiamo entrare in campo, rimaniamo in panchina. Io ho bisogno di persone che come me siano disposte a dare tutto, a dare quello che sono, quello che sentono, a dare la propria ragione e il proprio cuore. Perché solo se daremo la nostra ragione e il nostro cuore, allora riusciremo a scrivere l'ultimo capitolo di un libro che mia sorella mi ha dedicato, L'intensa vita di Vita. Vita Ippolito Sindaca. E allora vincere non sarà Vita Ippolito, ma vincere sarà l'unica donna che conta, Mazara. Forza Mazara.